Gentili telespettatori, siamo in una zona dalle doppie valenze, diciamo, dalla doppia valenza, in Gavardo, un ambito chiaramente storico, il vecchio mulino, restaurato negli anni scorsi e mh, dal punto di vista anche naturalistico, perché come potete vedere eh, ci sono questi affioramenti di corna che sono gli stessi che possiamo trovare nei rilievi. No? Montetesio, Tesio, Trecornelli, Paina. Ecco, quindi il fiume qua è ancora incassato, eh, diciamo, in questo aspetto prequaternario antichissimo. Più avanti si immergerà invece nei sedimenti fluvio-glaciali e fluviali, quaternari, cioè più vicini alla nostra, alla nostra epoca. Bene, Gavardo, secondo ci sono varie ipotesi, sapete la toponomastica è la dottrina del sarebbe, potrebbe. Per ogni toponimo ci sono un minimo 4 o 5 etimi e molti studiosi si accapigliano tutt'ora. Però eh, secondo me quella più che si può recepire in maniera più concreta è questa. Gavardo da Gawa, radice antichissima che vuol dire acqua, da qui abbiamo anche Gaver, Gavia, Gaverina e via dicendo e art che vuol dire alto, secondo alcuni anche pietra in gallico. Quindi a suggerire che probabilmente questo gavardo nell'antichità poteva essere un fossato alto, un fossato costruito anche artificialmente con la posizione di tutti questi massi che noi vediamo e che quindi può aver dato origine in seguito a suggerire in seguito anche la costruzione di altre canalizzazioni. Siamo in compagnia del dottor Marcello Zane che su questi argomenti ha disquisito molto, soprattutto in questi due libri, Favalle Pianura e Dalla Val di Fumo a Ponte Nove E appunto gli chiediamo, qui siamo nella zona di, di, di varicazione del fiume Chiese che dà origine al Naviglio, al Grande Naviglio che arriva poi fino quasi al Cannetto sull'olio. Ecco, lei che testimonianze ci può dare storiche su questo aspetto? Sì, certamente la storia di Gavardo, di questa comunità, è la storia dell'acqua che l'ha attraversato e diceva prima bene il conduttore della trasmissione. E siamo nel luogo in cui il fiume Chiese dona metà della propria acqua al canale Naviglio. Insisto su questa storia dell'esatta metà perché sarà questione, un punto di rimente di diatribe lunghe secoli che in parte durano ancora oggi, sicuramente fino alla metà del Novecento quando è stata siglata la pace del Chiese. Nel 1288 il vescovo Berardo Maggi, signore conte di Brescia, chiede a un certo Bartolino da Goione, un Marengone, insomma un Prevalle, di Prevalle, ah. esatto, un capomastro di Germoggi, di sistemare il vecchio naviglio. Quindi in realtà si tratta di un corso d'acqua già preesistente probabilmente. Un'opera dovuta ai benedettini di Serle, il monastero arriva nell'anno 1040-1041, forse ancora prima, canalizzazioni precedenti. Fatto sta che qui si svolge la vera storia di Gavardo, di questa comunità sull'acqua, con qualche complicazione, perché ogni volta che siamo in regime ancora torrentizio, fino all'età moderna, ogni volta che c'è una piena piuttosto che una secca, oppure l'idea che a valle arrivano una serie di materiali che cambiano l'esatta metà. Della cessione di acqua al naviglio. E quindi le comunità a valle, Gavardo compresa, continuano naturalmente poi a protestare, a chiedere l'esattezza di questa metà, con una complicazione del tutto singolare che dal 400 accompagnerà la storia di questi luoghi. Alle mie spalle c'è il mulino di Gavardo, probabilmente della fine del 300, più volte poi risistemato e restaurato, la cui serriola di alimentazione delle ruote nasce a monte sul fiume Chiese e il rilascio delle acque avviene a valle della dipartita del Naviglio, quindi ancora nel fiume Chiese e quindi i consortisti, quella che si chiamava l'Universitas del Naviglio Grande Bresciano, chiedono che quell'acqua in realtà non torni al Chiese, essendo stata prelevata prima della divisione, ma ci sia una correzione che continui a mantenere la metà dell'acqua, una cosa complicata dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista giuridico. Nel Cinquecento c'è una vera rivolta popolare da questo punto di vista, dove decine e decine di gavardesi armate di lance e di picchetti vengono e disfano le travate, perché sono loro, secondo loro non sono fatte in modo eco e corretto, con un'ulteriore complicazione. Eh, dal Trentino e dal fiume Idro arrivano... il fiume è utilizzato per far navigare i tronchi, le borre, come le si chiamavano. La fulitazione delle borre che arrivano esattamente qui a monte della divisione fra Chiesa e Naviglio perché debbono essere instradate nel Naviglio, perché devono arrivare anche alle porte della città che è il luogo di consumo del legname. Queste borre vanno fluitate in regime di piena, non come oggi, serve davvero tanta acqua e quindi c'è questo arrivo, no? pensate partite esattamente composte da 5.000 tronchi per volta e quindi queste borre arrivano a tutta velocità nel regime di piena e sfasciano completamente naturalmente le travate la travata del mulino la travata divisoria fra chiesa e naviglio tant'è vero che gli abitanti di Gavardo, di Prevalle e anche più giù per le borre, per i tronchi che scendono dal fiume Chiesa perché non sono state incanalate dall'altra parte vengono sequestrate e vengono utilizzate quindi con i mercanti del legname che naturalmente a loro volta protestano da questo punto di vista c'è da dire che però il naviglio apre lungo il suo corso, anche quello più immediato da Gavardo a Prevalle, Nuvolento, Nuvolera, decine e decine di bocche per l'irrigazione. Irrigazione che è essenziale per queste campagne, qui non ci sono le risorgive quindi la necessità è utilizzare l'acqua. Acqua che viene considerata però dagli studiosi del 7800 inadatta, l'acqua frigida come diranno loro, che non è eh, come adeguatamente utilizzabile perché non ci sono marcite. Eccetera. ricca anche di calcare forse ricca anche molto di calcare quindi poco adatta davvero alle, alle coltivazioni però si innerva un, insieme, un sottosistema di irrigazione penso davvero alle decine di rogge che a loro volta si diramano in sottorogge e ogni roggia è l'universitas, è il consorzio dei, di chi utilizza quelle acque e il consorzio lo sappiamo nella storia è la prima forma documentata di democrazia intorno all'uso dell'acqua che è un tema contemporaneo mi verrebbe da dire molto, molto attuale Esattamente, a livello intorno, globale intorno all'uso della risorsa preziosa idrica che è l'acqua per non sprecarla, per dividerla in modo equo si formano questi consorzi, al tempo si chiamavano universitas dove chi ha diritto ad utilizzare l'acqua per irrigare il proprio campo si ritrovano periodicamente a discutere sul pagamento delle manutenzioni, su una divisione esatta dell'acqua che si basava su un meccanismo del tutto originale e particolare che è durato fino al primo del Novecento, che è la ruota. La divisione in minuti e in ore attraverso una, insomma, un orologio, diremmo oggi, di 24 ore, dove ognuno aspetta un minutaggio esatto che è relativo esattamente all'estensione, del terreno che deve irrigare. Quindi, davvero, la storia intorno a questi corsi d'acqua ha alimentato le vicende e la crescita e il progresso di queste comunità. Due parole su un argomento molte volte trascurato, ma secondo me molto interessante il fiume, il corso d'acqua si autopulisce, subisce una forma di autodepurazione naturale, vuoi per questioni di carattere fisico, vuoi per questioni di carattere chimico e anche biologico, in alcune centinaia di metri o chilometri, il fiume può Arrivare a smaltire il carico organico dato dalla componente antropica umana, dato dalla componente animale, degli allevamenti, dato dalla componente diciamo, di percolamento e di uscellamento di acque che attraversando i boschi, attraversando eh, i, i luoghi coltivati portano l'humus delle foglie, l'humus dell'erba, del terreno e di quant'altro. Un fenomeno dinamico fisico è dato dal movimento vorticoso che qui vediamo delle acque. Un altro aspetto è l'ossigenazione che viene impartita forzatamente, quasi come un aereatore in un acquario, a queste acque, innescando quei processi biologici che necessitano della presenza di ossigeno, perché sappiamo benissimo che ci sono microrganismi che vivono in situazioni anaerobe, cioè senza ossigeno, importantissimi per la vita e vivono proprio in mancanza di ossigeno, dando origine a delle catene che poi serviranno per gli altri organismi che invece vivono in presenza di ossigeno. Quindi il corso d'acqua è un laboratorio in piena forma. Abbiamo appunto questo ossigeno che innesca meccanismi di vita sia di microorganismi che di microinvertebrati. Abbiamo la presenza di eh, organismi che vivendo su quel sottile strato limaccioso, untuoso. Delle rocce, delle pietre levigate nel fiume per i phyton, attuano il primo meccanismo di filtraggio delle acque. Poi, su questi ciottoli, molte volte, come abbiamo già visto, nascono delle piccole piante acquatiche, la cladofora, il fontinalis, un muschio acquatico, i quali con il loro aspetto quasi di chioma, molto fitto catturano e filtrano le sostanze sospese nell'acqua. All'interno di questo ambiente vivono eh, batteri, vivono infusori, amebe, piccoli, piccoli esserini arcaici, antichissimi. All'inizio della, della scala di evoluzione dei protozoi, vivono altri protozoi, le vorticelle, la spidispa e tante altre, che appunto si nutrono di queste sostanze depositate all'interno di questi filtri naturali e oltretutto utilizzando quello che i batteri hanno già fatto, quindi anche vermetti piccoli molluschi bivalvi, eh, molluschi gasteropodi come le limnee, come le paludine, poi eh, celenterati come l'idra, piccolissima polipo d'acqua dolce, uno dei pochi esemplari d'acqua dolce che possiamo avere, e così via. Dando origine... Ah, un pesciolino del fiume Chiese si è attaccato alla mia barba. Dando origine poi a... Un'altra catena, quella dei, eh, degli animali eh, trituratori, come le larve di tricottero, le dripsiche, come larve di insetti tantissimi, che triturano questi, eh, questi, questi, queste sostanze sospese e si nutrono anche di questi piccolissimi animaletti attaccati appunto, a questo ambiente. E poi un'altra catena. Un altro anello della catena, quello degli animali predatori che abbiamo, di cui abbiamo già parlato: i vari emitteri acquatici, scorpioni d'acqua, ranatre, i geridi, i velidi, le, i notonettidi, le larve di ditisco, le larve di altri coleotteri adefagi ehm, carnivori, le larve di libellula e anche alcune larve di efimera che sono carnivore. Bene, tutto questo poi diventerà un pasto lauto per. Un altro anello della catena, piccoli crostacei come il gammarus, come il gambero d'acqua dolce, l'astropotomobius pallipes, ormai quasi in estinzione perché vuole acque molto ossigenate, e piccoli pesci, avanotti, anfibi. E quindi vedete come il fiume è un'autentica sorgente di vita, è un laboratorio in piena luce. siamo in località Mulino, punto d'incontro tra il comune di Prevalle e quello di Muscoline, località Longavina che la dice tutto perché dal punto di vista toponomastico Longavina deriverebbe da un'antica longavinea, cioè lunghi filari di viti. Ecco per testimoniare come alle soglie della Valtenesi, dove ci troviamo, eh, c'era già una tradizione antichissima ancora dal tempo dei romani anche per l'aspetto del terreno, l'aspetto pedologico che deriva da conglomerati, depositi fluido glaciali, morenici antichissimi per la coltivazione della vite, terreno drenato che riesce a, a dare queste componenti. Bene, eh, incominciamo con un aspetto poetico, quello della fioritura, per la verità, non estremamente eh, appariscente diciamo dal punto di vista floreale ma da lontano contraddistingue l'olmo minore ulmus minor vedete ecco si riconosce immediatamente in questo periodo e in pratica introduce quello che potrebbe essere l'aspetto della flora ripariale e para ripariale, cioè un po' più ad entrata costituita da grandissimi pioppi dall'alnus glutinosa o ontano da alcuni tipi di salice dal sambuco, sambucus nigra, dal cornus sanguinea che vedete là su quel colle e da varie altre piante che fanno parte appunto di questo aspetto. Un aspetto che è importante, eh, prima parlavamo dell'autodepurazione che subisce il corso d'acqua in alcune centinaia di metri o chilometri a, per L'aspetto fisico-chimico del movimento delle acque, e per l'aspetto biologico. Ma c'è un altro aspetto molto importante che serve. Proprio a filtrare e a depurare tutte le acque che da ruscellamenti, da percolamenti possono entrare nel fiume. Sono i canneti ripariali, questi ass uh, assembramenti un po' selvaggi di piante con tutto un intrico di radici e di piante che qui crescono, dando questo aspetto così selvaggio, ma che proprio per il loro aspetto filtrano eh, l'acqua, filtrano i fanghi e quindi sono importantissimi. Ecco una delle tante componenti che sono importanti da tutelare in questo ambito. Visto l'importanza di queste zone naturalistiche, dal punto di vista geologico poi vedremo anche le testimonianze di antiche glaciazioni che risalgono a tutta l'epoca del Pleistocene, da un milione di anni fa fino adesso. Quelle più antiche si sono perse, le ultime del Risse e dell'Urm, qualche centinaia di migliaia di anni, invece permangono ancora e caratterizzano tutto il territorio della Valtenesi e qui siamo alle soglie della Valtenesi. Bene, ci troviamo in compagnia del dottor eh, Comaglio, sindaco di Muscoline, che appunto eh, ribadirà l'importanza di attuare delle strategie proprio per salvare questa, questo aspetto naturalistico. Sì, diciamo che eh, Muscoline è un territorio alle pendici della, della Valtenesi ma proprio la alla base della Val quindi noi non siamo né di qua né di là ma proprio il territorio eh, ass ass assume, assume un po' tutte e due le caratteristiche, è certo, una certo. zona eh, lussureggiante e verdeggiante dove ci sono vigneti dove ci sono culture di pregio, uliveti e così, però siamo appunto alla base della Val Il Chiese è la nostra parte più a sud quindi è proprio il confine che separa Muscoline da Gavardo e da Prevalle è una zona dal punto di vista vegetale dal punto di vista ambientale molto pregiata eh, questa cosa ci ha fatto molto preoccupare quando abbiamo saputo eh, 4-5 mesi fa, il 5 di ottobre precisamente, che nel fiume Chiesi e anche nel Naviglio Grande c'è l'intenzione di riversare le acque depurate di questo fa fa fantomati fantomatico depuratore del Garda. Eh, questa cosa ci fa molto preoccupare, eh, l'abbiamo ribadito in tutte le sedi, anche se noi sindaci. Eh, tutti i sinici tra l'altro devo dire del Chiese, quindi senza divisione di sensibilità politica, quindi trasversale, quindi su questa cosa eh, i, i primi cittadini riportano proprio quella che è la sensibilità dei cittadini, eh, in, in maniera totalizzante c'è questa forte preoccupazione. Se voi pensate che eh, si vogliono appunto riversare le acque depurate di questo depuratore che eh, per la parte di Gavardo, oggi si parla, si parla di localizzarlo a Gavardo, esattamente 500 metri più dietro di qui, una zona veramente bella. Proprio. Il Vallone, Bolina e Bolina e sì, Colle sì. di San Martino. Bravissimo, cioè tra il Colle di San Martino e la Bolina, che voglio dire, è una, dal punto di vista storico è una delle, delle rilevanze più importanti. Zona archeologica romana oltretutto. Sì, è proprio l'inizio, Gavardo è partito da lì. Eh, ma anche dal punto di vista ambientale, il chiese fa degli, fa degli, degli, ha delle insinature molt, molto pregiate eh, oggi si vogliono portare lì 26.000 metri quadrati pensate di vasche e di, di capannoni dove depurare 100.000 abitanti equivalenti, liquami di 100.000 abitanti equivalenti che vanno da Salò a Garniano, poi a Montichiari si pensava, si pensa di realizzarne un altro da altri 130.000 abitanti equivalenti per tutto il basso lago, il, il medio basso lago Ecco, noi diciamo che anche da un punto di vista ambientale questa cosa non è sostenibile, ma anche da un punto di vista economico, cioè noi siamo 150 metri più alti rispetto al lago di Garda, vuol dire pompare questi liquami, super le colline, super, e pomparli, farli passare da Torni, farli passare da Villanueva, l'ultima soluzione progettuale che ci hanno mostrato è quella per arrivare in quella zona lì. Ecco, pensare oggi al fiume così, che oggi tra l'altro... Qui c'è una, una zona ancora abbastanza di acqua, ce n'è abbastanza, ma c'è una situazione fortemente critica. Cioè, lo vediamo tutti, l'estate scorsa non ha piovuto, eh, questo inverno è stato molto secco, l'estate che inizierà no, non, si sa. non si sa come sarà, però sicuramente crea forti preoccupazioni. Allora andare a riversare acqua depurata che deve essere comunque diluita da acqua naturale in un fiume che ha la sua base di partenza sulla Damello con un, con un ghiacciaio che è in fortissima ritirata. Il lago d'idro, che ha le sue esigenze sia ambientali, paesaggistiche e, e, e turistiche, eh, voglio dire, noi cioè questo fiume dipende da, molte, da, da, da molti, sì, sì, quindi, sì. E, e poi pensiamo di a mettersi d'accordo chi governa dal punto di vista del rilascio d'acqua al lago d'idro con chi deve pompare i liquami da, dal lago di Garda. Noi crediamo che il depuratore vada assolutamente fatto perché il lago di Garda è un bene prezioso per tutti e quindi è un'acqua che deve essere pulita dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista potabile. Io capisco che c'è la fretta della sublacquale, c'è la fretta del fatto che il governo ha stanziato 100 milioni di euro, quindi che bisogna fare le cose velocemente, però non bisogna farle in fretta, perché qui stiamo parlando di opere e di conseguenze del quale ci dicono che vuol dire, qualcosa incideranno ma non troppo, però questo non lo sappiamo conseguenze che ci porteremo per i prossimi 50 anni, 70 anni. Io dico valutiamo bene, valutiamo bene, valutiamo bene. Voglio dire, il fiume Chiese è un fiume che ha delle criticità incredibili dal punto di vista della portata, eh, ha molte centraline idroelettriche lungo il suo percorso eh, e, andiamo, e dal punto di vista climatico ce lo dicono tutti, ok? Fra 20 anni la situazione sarà molto diversa di oggi, dobbiamo pensare anche a quello. Eh, io credo che comunque questa acqua depurata sarà anche depurata, però voglio dire eh, sulla fauna anche ittica del fiume qualche conseguenza l'avrà. La, la Sicuramente perché l'apporto di minerali... Di sciolti nell'acqua sarà completamente diverso da quello del fiume Chiese. Cioè, ci dicono che però va molto bene per irrigare i campi, va bene, però se non ci sarà acqua nel chiese non credo che con l'acqua che esce da questi mega depuratori si possa pensare di irrigare tutta la pianura padana, quella che, va verso il, quella che segue il chiese che poi voi vedrete nel proseguo diciamo, della vostra trasmissione. Ecco, sono queste cose che sinceramente hanno fatto molto preoccupare noi e i nostri cittadini e che stiamo attendendo di ricapirne gli sviluppi perché noi sindaci che siamo sul territorio veniamo un po' esclusi da queste decisioni. Spero che si arrivi a una sospensione e a una decisione con calma di questa cosa. Un aspetto che ci viene detto, sì ma bisogna far presto bisogna far presto. Voi pensate che il primo progetto della depurazione del Garda è di una del 2012 nel quale si è parlato per sei anni di fare il mega depuratore al garda a Visiano che è a 50 km dal lago e è tramontata praticamente a metà dell'anno scorso quindi per sei anni si è parlato di Visiano, adesso in sei mesi si vuole decidere, progettare e dare avvio a questa cosa senza, secondo certo. me, chiaramente è un parere mio, analizzare effettivamente le conseguenze. Come potete vedere da questa cartina, noi ci troviamo in questa posizione. Vedete il colore giallo? Tutte le, tutti gli altri colori sono le rocce prequaternarie, da 200 milioni di anni fa, a circa 90 milioni di anni fa, che contornano e che costituiscono il pedemonte bresciano orientale. Qui vediamo l'aspetto del Monte Covolo che emerge con le sue cinque aspetti litologici corna, medolo, selcifero, maiolica e scaglia. Più in giù in località Roccolino e il colle di San Pietro Troviamo la Maiolica, una roccia molto, abbastanza recente, e venendo dalle nostre parti invece troviamo che le rocce ormai eh, sono poco presenti. Emergono qui e là un po' di scaglia rossa, un po' di formazione di San Bartolomeo, rocce molto recenti. Tutto il resto di queste colline non è nient'altro che il retaggio di antiche eh, trasgressioni di carattere glaciale tantissime, categorizzate nel periodo pleistocenico da circa milioni di anni fa fino adesso come quattro fondamentali, eh, Guns, Mindel, Ris e l'ultima, la Virmiana, finita 13-14 mila anni fa. Bene, tutte queste eh, diciamo, componenti glaciali con stadi interglaciali più caldi, più secchi, più umidi, ma si parla di migliaia di anni. Hanno creato questo paesaggio, il paesaggio della Valtenesi, che si prolunga fino agli avamposti di Calcinato e di Bedizzole, e poi si prolunga fino, come si vede in questa cartina, ecco che è appositamente redatto, fino alla parte meridionale del lago di Garda e alla parte orientale. Qui abbiamo il deposito. Morenico, creato dal ghiacciaio che funzionava come una gigantesca macina lentissima, ma forse neanche poi tanto lentissima, che ha spostato i vari aspetti precedenti che erano già in posto, li hanno rimodellati, li hanno macinati, li hanno riportati, creando tutta una serie di cordoni morenici. Eh, paralleli, cioè paralleli concentrici, ecco, di ogni fase. Qui abbiamo la fase più recente, che è quella virmiana, secondo Venzo. Qui invece la fase virmiana, secondo Abbe. Anche tra gli studiosi non c'è molta eh, diciamo, eh, congruenza, ognuno ha la sua idea. Sta di fatto che nell'ultima glaciazione, che è quella che ha rimodellato anche quelle precedenti, e lo spessore del ghiaccio sul bacino del Garda, che sapete benissimo ha due origini, una tettonica parallela alla linea delle giudicarie, che è una ramificazione della linea insubrica che divide le Alpi vere e proprie da quelle meridionali e che attraversa tutto, tutte le Alpi. Dalla Valtellina fino al Tirolo, ecco, è una di tipo glaciale perché l'aspetto glaciale si sarebbe già inserito su questa profonda depressione. Dobbiamo tenere presente che in questa zona il, la, 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 la profondità del lago di Garda è intorno ai 300. Metri, eh? più di 300 metri. Allora, abbiamo questo, questa formazione di detriti, di materiali, che testimoniano l'origine appunto di dove è partito il, il, il ghiacciaio, da molto più in alto, da 100-150 km più in alto, portando rocce vulcaniche, intrusive, portando rocce sedimentarie, silice, calcare quant e quant'altro. E di fatto qui la litologia che è una liturgia appunto di riporto, è estremamente interessante perché si può trovare un po' tutto il compendio geologico della Lombardia orientale e anche del Trentino e del Veneto. Bacino Lombardo, Bacino Trentino e qui anche quello Veneto. Allora cosa volevo dire? Appunto qui abbiamo questa, questa cordonatura, che osserviamo quando attraversiamo i territori di Puegnago, Polpenazze, Manerba e via dicendo. Quali sono le uniche rocce che ricordano queste altre rocce a nord? Sono queste: Monte Covolo, di cui abbiamo già parlato, poi abbiamo qua il Monte San Martino, che presentano appunto un po' di scaglia lombarda, che poi troviamo anche in questo ambito. Poi abbiamo il Sas e la Rocca di Manerba che è costituita da calcare niti abbastanza recenti, cioè eh, compattazione di, di, di materiali calcarei che hanno, si sono cementificati e hanno costruito appunto queste falesie molto belle da vedere eh, intorno al lago di Garda che danno proprio questa componente paesaggistica e poi la scaglia rossa nella penisola di Sirmione. Nel territorio di Muscolini, nel territorio di Prevalle, nel territorio di, anche di Bedizzole di Puegnago, Polpenazzo e Soiano ci, ci sono ancora questi avamposti rocciosi, rimacinati dalla passaggio di questi ghiacciai, ma sono coperti da questa coltre fluvio-glaciale, cioè portata dal ghiacciaio. Qui abbiamo la, il ghiacciaio, il deposito morenico della Faita, che arriva fino a Monte Brassina nel territorio di Pugnago e Buscoline. E poi qui abbiamo un'altra cordonatura che è più antica, qui così, che è questa verde, che è addirittura del periodo rissiano, 200 milioni di anni fa. Tutte queste cose hanno costituito una complessità morfologica spettacolare producendo tutta una serie sinuosa di collinette molto paesaggistiche, navaltenesi, con alvei, con piccole conche occupate da laghetti. I cosiddetti laghetti intermorenici come quello de, di Puegnago, di Sovenigo, come quello del Lucone, come quello eh, per esempio nella zona di Soiano e anche più in giù. Ecco, quindi dando anche quella caratteristica paesaggistica molto, molto interessante, costruendo anche il, la base di un aspetto pedologico, cioè di costruzione del suolo che poi diventerà estremamente importante per le coltivazioni infatti se noi abbiamo i vitigni sul lago di Garda già dall'epoca romana è una tradizione che non è mai venuta meno e la coltivazione dell'olivo e tante altre cose è che oltre all'aspetto tipicamente climatico paramediterraneo di questa zona abbiamo anche questo aspetto pedologico che deriva direttamente dalla geologia quindi tutto questo materiale depositato Milioni di anni dai fiumi, sappiamo che il Chiese, una volta qui ai Tormini, scendeva lungo questa linea che io ho disegnato andando nel Golfo di Salò. Poi si è costruito questo aspetto morenico abbastanza antico che ha eh, fatto da sbarramento e il fiume Chiese è andato verso sud-ovest, passando al territorio di Gavardo, poi in quello di Prevalle. Muscoline, Prevalle, poi Nuvolera, Nuvolento, Bedizzole, poi Calcinato, poi Montichiari, poi Visano, Isorella, fino a Remedello e giù, 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 fino a Caneto sull'Olio. Questi sono tutti i depositi fluviali, dei quali non sto lì a fare il dettaglio perché non è neanche mia competenza. Sta di fatto che in questi luoghi abbiamo anche la deposizione di materiale eolico. Dopo una glaciazione cosa avviene? Tutta la macinatura di queste rocce, per dirlo con parole povere, eh, costruisce una sorta di polvere, il lus, che poi viene trasportato dal vento, viene depositato e questo lus lo troviamo anche sull'altopiano di Cariadeghe intonso poiché là l'aspetto idrogeologico è abbastanza povero non ci sono fiumi che portano via, c'è l'aspetto carsico e quindi troviamo il deposito anche di questo les con componenti molto interessanti che riguardano le epoche antiche quindi vedete tutto questo rimodellamento del cosiddetto anfiteatro morenico vedete? e tutti questi terrazzamenti e questi aspetti di piano a varie altezze, per esempio nella zona di Longavina, andando fino, a, Morso, eh, fino a, a, a Terzago, fino al Monte Faita, tutti questi terrazzamenti anche intorno al chiese che hanno costituito gli avamposti nei laghetti intermorenici per la cultura della, delle palafitte e poi anche per altri avamposti di tipo preistorico, dei quali disquisiremo col professor Perini tra poco. Seguendo il corso del fiume Chiese siamo entrati nel territorio mantovano, siamo nei pressi del ponte che connette la zona di Remedello di Sotto con quella di Casalmoro. Qui il fiume Chiese è abbastanza povero di acqua, ma è curioso vedere come su questi rami di questo salice bianco no, si trovano i residui di una piena. Una piena ormai penso dell'anno scorso, e in pratica tutta questa zona era tutta allagata. Adesso, dopo questo inverno e dopo questa primavera arida, sarà ben difficile, ma non possiamo anche attenderci, come hanno detto i meteorologi, nel prossimo aprile, sia sì, apri per adesso e maggio, elementi estremi, magari anche inondazioni. Chi lo sa, ormai il clima è così. Due parole sull'aspetto ripariale che troviamo, tipico proprio della pianura, dove abbiamo questi eh, pietroni che sicuramente provengono da qualche retaggio morenico dell'elemento dell morenico più antico che arrivava fino a Carpenedolo e non siamo molto distanti, ma dove per il resto. Il tessuto è tutto fatto di ghiaie, di fanghi, di argille, di, di, di sabbie finissime che danno la possibilità di crescere a piante predisposte per questo tipo di, di, di terreno. Quello che è interessante è che qui il fiume è più lento, si crea un ecosistema più lentico, come viene definito, di acque lente con una maggiore proliferazione di certi invertebrati acquatici e soprattutto la crescita in certi ambiti protetti dalle piene che possono trascinare via tutto di una densa vegetazione eh, subacquea, non palustre solamente ma anche subacquea, come per esempio alcuni tipi di potamogeton, potamogeton pectinatus che fa dei lunghissimi eh, fili che come abbiamo già... Detto in questa trasmissione, fungono da filtro, raccolgono le particelle in sospensione e diventano un perfetto ecosistema per tutta una serie di, di animaletti di tutte le catene alimentari, dai raschiatori ai trituratori agli ai, erbivori e poi detritivori e infine ai carnivori. Qui è facile ancora trovare certe larve di insetto che nel corso mediano del fiume Chiese non troviamo, soprattutto nelle lanche morte, che nel, in pianura il fiume Chiese, come nel passato, tendeva a creare delle curve che poi venivano abbandonate e diventavano anse morte, dove il ricambio di acqua era sufficiente giusto per mantenere Appunto, come ho detto, un piccolo ricambio, ma allo stesso tempo per favorire dei punti come degli stagni, ecco, dove la vegetazione dava il meglio di sé, quella acquatica, dove si trovano specie particolari e anche addirittura tutta una serie di animaletti come i copepodi, le pulci d'acqua e via dicendo, molto belle da vedere anche al microscopio e anche fioriture di piante palustri. Bene, in queste lande. Dell'ultima parte del corso del Piume Ghiese, che si innesta proprio dentro nei, per, dei depositi quaternari. Proprio. Eh, anche se abbiamo visto prima che ci sono degli echi e delle sfrangiature di, di componenti moreniche che arrivano fino a Carpenedolo, alcuni di questi massi, quelle più, re, più antiche, di centinaia di milioni di anni fa ecco che hanno costituito anche dei piccoli rilievi che magari sono serviti anche in epoca preistorica chi lo sa comunque stavo dicendo si stanno facendo molte cose in questo ambito eh? vedete la nutrita locandina di eventi eh, in quel di Remedello Casal Moro ecco l'associazione Clusios di cui abbiamo già parlato nominando il chiese no? la sua origine poi, dal centro Studi e Ricerche Clusios, che abbiamo già incontrato nella no? precedente puntata, abbiamo già intervistato il dottor Perini, che è qua con noi. Egli stesso ha appena finito una conferenza sugli ultimi risultati sorprendenti di survey fatti con droni e con aerei dall'alto, fotosatellitari. Foto ecco. E poi, qui c'è eh, oltre a questo anche un libro molto ma molto interessante. E io me lo immagino già, che appunto riporta eh, un argomento del quale ho trattato anche alcuni giorni fa nel comune di Pugnago, della toponomastica celtica, della presenza celtica appunto lungo tutto il corso del fiume Chiese, partendo dalla Valtenesi fino, fino a Cannetto sull'Olio, si può dire tutta questa zona, ecco. Testimonianza del passato, vedete quante pubblicazioni molto interessanti. Bene, allora colgo l'occasione per chiedere al dottor Perini appunto qualcosa riguardo a queste conferenze, a questi libri e se può anticiparci qualcosa che poi diventerà un contenuto di una trasmissione più avanti, con una specie di antipasto su questi survey che avete fatto e cosa significano. Questa zona del Basso Chiese è una zona ricchissima dal punto di vista archeologico e si pensava di avere scoperto delle stazioni molto importanti ma eh, la nostra ricerca sul territorio eh, invece tutti i giorni riserva delle sorprese eh, l'ultima proprio di qualche giorno fa in territorio di Calvisano al confine con Visano è stata individuata una stazione rarissima del Neolitico Inferiore, quindi andiamo indietro 5500 anni fa, 5500 prima di prima Cristo, di Cristo. E, e quindi le nostre ricerche, eh, che continuano, hanno individuato altre eh, presenze neolitiche in siti dell'età del bronzo lungo il Tartaro come Volongo. Quindi una continuità di migliaia di anni in pratica. Sì. Eh, le stesse sponde del chiese dove siamo hanno eh, visto la presenza del Neolitico della fase eh, iniziale dei vasi a bocca quadrata, Neolitico Medio 4700 a.C e sono tutti tasselli che arricchiscono, approfondiscono e spiegano molto meglio, colmano lacune che prima c'erano e eh, sicuramente non è ancora stata detta l'ultima parola. Proprio adesso eh, stiamo invece ehm, sfruttando un filone abbastanza nuovo che è l'analisi delle tracce archeologiche visibili sulle foto satellitari eh, oppure, come abbiamo fatto l'estate scorsa, rilievo tramite droni di crop marks, cioè i segni della vegetazione, che eh, si vedono a livello di terra durante le grandi siccità. E visto come va il clima, questi periodi sono sempre molto più... In fase più di crisi idrica, eh, in pratica erbe e vegetazione bassa, che ha meno humus e meno terreno perché sotto ci sono degli edifici, Mostrano ancora meglio la questione, Spiego, eh, sbaglio? Sì, eh, ci sono due tipi, ci sono i segni positivi che sono determinati da presenza di terreno antropico ricco di humus, sì. eh, che ovviamente trattiene maggiormente l'umidità, mentre la parte restante si secca lì disegna in superficie tutte le tracce. Viceversa ci sono le tracce negative dovute alla presenza di edifici che impediscono una crescita normale della vegetazione, per cui in corrispondenza di muri, di pilastri, eccetera, eccetera, ci eh, si troverà una vegetazione molto più bassa della restante e ovviamente tutto il disegno in superficie. Quindi con chiari segni di, di, di stento, di, di vita stentata, ecco. E quindi ehm, avete caratterizzato a livello cronologico questi ambiti o la cosa è ancora così? Allora, in alcuni casi abbiamo visto una presenza, una massiccia presenza di epoca romana e di epoca preistorica, perché in superficie, perché il problema del rilevamento delle tracce eh, da satellite, eh, non è di per sé sufficiente a determinare l'esatta natura delle tracce, per cui bisogna aspettare che il terreno sia visitabile, vedere tramite raccolte di superficie quali reperti eh, ci sono e quindi attraverso quelli dare una prima datazione del, del complesso. Però abbiamo rilevato, e questo in moltissimi casi, che dove si vedono delle tracce nette in superficie eh, i reperti sono minimi o pochissimi. Dove invece sappiamo che esistono ville romane, insediamenti preistorici, non si vedono tracce dall'alto e la macchia è una macchia molto uniforme che corrisponde al terreno antropico portato in superficie e eh, per cui le strutture non sono più visibili tramite foto Ecco, molti telespettatori si chiederanno cosa avviene nel tempo, come mai molti edifici che un tempo erano a livello del suolo ora appaiono eh, sotto alcuni decimetri o addirittura metri. Anche al di là di inondazioni, di fenomeni meteorologici importanti, cosa succede? Avviene una sedimentazione nel tempo eh, di materiale che fa, crea una cosa di questo genere? Certamente, se si pensa all'accumulo dovuto alle acque meteoriche, ai venti, alla vegetazione, i detriti della vegetazione, poi l'opera dell'uomo, livellamenti, arature, eh, asportazione di materiali che eh, sono stati reimpiegati in altre eh, costruzioni più relativamente moderne. Eh, questo fa sì che a un certo punto le tracce restino eh, eh, sottoterra e eh, questo è sicuramente una fortuna per l'archeologo perché si possono recuperare, se restassero la superficie molto probabilmente sarebbero... Qui a differenza dell'anfiteatro morenico intorno al lago di Garda non ci sono esarazioni di tipo glaciale che là hanno agito in maniera come gigantesche ruspe, per cui gli aspetti più antichi dell'epoca virmiana, cioè paleolitici, qui si possono trovare, ma là no. Eh, sì, si possono trovare, ma bisogna andare molto sotto, certo. molto ma molto sotto, cosa che eh, difficilmente... L'unico eh, reperto di epoca paleolitica è noto a Piadena, è una lama a dorso. Ma, eh, vista la eh, caratterizzazione della superficie, eh, molto dilavata e molto consunta, si tratta probabilmente di un reperto raccolto dai neolitici. Magari nelle loro divagazioni verso la zona morenica sì, o sì, le zone sì. di montagna portata in pianura, mentre invece c'è qualche cosa di mesolitico. Ecco, il mesolitico è la fase di transizione tra l'epipaleolitico, il paleolitico e il neolitico, l'epoca nella quale è avvenuta la rivoluzione agricola e dal punto di vista della cultura materiale la presenza di un particolare tipo di ceramica no? e anche di un particolare tipo di eh, lavorazione della, della, della pietra, sì. pietra levigata e la comparsa della ceramica. I mesolitici non avevano ceramica, almeno qui in Italia settentrionale. Necropoli eh, gallica di Carzaghetto, la più vecchia di tutto, la più antica di tutto l'ambito. Eh? Ecco, avete fatto voi questi disegni? No, questo è uno scavo degli anni 70, è eh, stato realizzato dal gruppo Clasis di Asola e sono state recuperate numerose sepolture di guerrieri e anche di persone di sesso femminile con gli ornamenti, sono stati trovati torque. In uh, bronzo, le donne, eh? e anche in arma, non, solo, ah, non solo, non solo, perché i torc erano dei uh, collier che portavano anche gli uomini, di ci sono raffigurazioni: c'era una diversificazione del corredo maschile-femminile. e eh? Sì, c'erano i um, armi, il maschio, e gli umboni dello scudo sì. che copriva il guerriero. Eh, mentre invece le donne avevano eh, bracciali in argento a serpentina oppure a bocca di pesce, sempre in argento, e eh, ceramica che appunto permette di datare la necropoli ai, primo secolo della, ai primi anni dell'invasione celtica. Diciamo. Gentili telespettatori, lungo il corso finale del fiume Chiese, dove il fiume Chiese si immerge nella pianura fino a Caneto Sull'Olio, siamo nel comune di Prevalle con la bellissima cornice del Palazzo Morani della metà del XVIII secolo. L'antico nome di Prevalle era Goyone, Guiu in dialetto, perché molti non riescono a capire il significato di questo termine, ma se noi guardiamo il dialetto, e purtroppo molti non lo parlano più e molti lo disdegnano, per tanto tempo è stato disdegnato, adesso è ritornato di moda anche per questioni di visibilità, in certi casi strumentazione da una parte o dall'altra. Ecco, eh, Goyu è un termine che eh, risale a migliaia di anni fa. Ed ha il significato come il nome del paese Coglio in Valtrompia e la frazione di Vobarno e altri che si possono trovare qua e là, di luogo dove il fiume fa una specie di ansa con ribollimento d'acqua, scavamento del fondo, lì c'è una zona di lanca, ci sono i pesci, c'è la possibilità di attingere l'acqua, insomma, un luogo sul quale probabilmente gli antichi hanno costruito i primi avamposti e quindi eh, è interessante da questo punto di vista. Siamo in compagnia del sindaco di Prevalle secondo mandato, mi sì. pare, eh, Ziglioli, sì. a Milcare. Sì al quale chiediamo, mh, al di là di queste note storiche, se ci sono anche delle vostre iniziative che state portando avanti, al di là di aver dato la, la dimora alle commissioni di Botticino che sta portando avanti varie tematiche, ecco, se avete delle iniziative e soprattutto anche chiederle cosa ne pensate qua a Prevalle sulla faccenda della tutela naturalistica del fiume Chiese con questa ombra di questo depuratore che dovrebbe... Ecco, allora, eh, prevalle Goyono, eh, termine longobardo che indica appunto Ansa del fiume, paese di 7.000 abitanti, eh, in, questo, in questo paese abbiamo una grande sensibilità ambientale come amministrazione ma anche come eh, cittadini, abbiamo diverse eh, associazioni a carattere eh, culturale, a carattere ambientalistico. Nel Museo del Botticino che noi ospitiamo abbiamo anche un Museo della Cultura e della Civiltà Contadina proprio per portare avanti le radici, le tradizioni e quelli che sono, eh, quello che è la, 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 il, il lavoro che è, hanno avuto i nostri concittadini. Sul nostro territorio corre il Naviglio Grande Bresciano, eh, scavato o comunque allargato da eh, Barlino da Goglione, per cui da un nostro concittadino del 1200-1300, ecco 1188, che ha realizzato questa opera idraulica per andare a irrigare la pianura di Prevalle. Più in là abbiamo il fiume Chiese, fiume Chiese che è un, un, un fiume che in regione Lombardia considera e classifica come fiume fragile, come fiume fragile perché ha una ricarica il lago d'idro che è povero d'acqua. Le, le varie diatribe. Le varie diatribe con i Trentini che si tengono l'acqua del Chiese per le centrali idroelettriche. È un fiume che è molto sfruttato sia da un punto di vista agricolo che da un punto di vista proprio idroelettrico e sul quale incombe questa ombra, questa ombra di un depuratore che è sicuramente necessario, perché sicuramente è necessario depurare eh, le fognature dei paesi rivieraschi del lago di Garda, lago che è la maggior riserva d'acqua dolce d'Italia, ma che non è deputato a ricevere i reflui proprio perché non è un fiume fluente, è un fiume molto sfruttato e questo depuratore oggettivamente... Un picco, con, con, con un po' di buon senso non si può pensare che si possa realizzare anche nella campagna gardesana a sud del lago. Benissimo. Corso medio del fiume Chiese, Betizzole, che secondo un'antica etimologia potrebbe significare o luogo di abeticuli, latino, di abeti, che è quella che io sostengo. Qualcuno invece parla di biete, biete sì. che non può diacere da famiglia di spinaci, vedazzole, ma sono più per l'altra cosa. Per Anche perché ci sono state delle variazioni climatiche che hanno fatto sì che lo stesso faggio crescesse sul monte Sofaino e sul monte Faita, qui a pochi chilometri, siamo quasi in pianura, ma queste variazioni climatiche come la piccola era glaciale del 1600 ha fatto discendere queste piante in zone non proprie per la loro. Quindi potrebbe essere che qui ci fosse anche una, una, un bosco, magari piantato dagli esseri umani o fosse già presente, di abeti. Ecco, e quindi, o anche, anche di pini, voi. magari anche pini silvestri scambiati nella etimologia. Ecco, parlando appunto di questi aspetti culturali, siamo con il dottor Fogliazza qui a, vicino al parco Airone e chiediamo se ci sono in ballo delle iniziative culturali, naturalistiche qui a Polpenaro a Vedizzole. Sì, sicuramente, anche perché come, come proloquio sono il presidente di questa associazione che in verità è un'associazione di promozione turistica, ma che proprio perché è promozione turistica cerca di valorizzare, di dare risalto a quelle che sono le particolari eccellenze, noi usiamo il termine eccellenza per dare significato a quelle che sono alcune realtà presenti sul territorio. Io parlo ovviamente non solo di prodotti, non solo di ambiente naturale, ma parlo anche di attività della gente, perché ecco, sono anche quei valori immateriali, quei beni immateriali che ovviamente devono essere sempre tenuti presenti e valorizzati. Ecco, ci troviamo proprio, tra l'altro, in combinazione qui al mulino, perché proprio tra l'altro la farina tipica del Garda che qui viene prodotta è uno dei, dei prodotti tipici e che noi tendiamo a valorizzare anche tutti quegli incontri quando ci muoviamo fuori dal territorio, come proloco, partecipiamo ad eventi, ad incontri, a sagre, eh, a feste e eh, la promozione della farina ci consente peraltro di portare fuori dal territorio proprio quelle che sono anche le attività della nostra gente, le attività culturali che mettiamo in piedi, che, che realizziamo. Bene. Abbiamo parlato di natura, di geologia, di vari aspetti, anche di preistoria e adesso parliamo anche di storia degli ultimi secoli e di manufatti che ricordano questa epoca preindustriale. Esatto. Siamo al mulino glorioso di Benizola vicino al Parco Airone, ci può raccontare? Qualcosa? Sì, dunque, la storia va piuttosto in là con gli anni, la prima data certa 1184 quando i frati di San Pietro al Monte scendono da Serle, arrivano, deviano il corso delle acque e fanno girare le prime pale delle ruote di un mulino, usurpando però le terre di Cantrina gli abitanti fanno una bega, la risolve un certo Albertino dalla valle che roga un atto di concordia. Questo atto è presso l'archivio segreto vaticano, è, è una pergamena in ottimo stato di conservazione e appunto parla del primo mulino che è girato a Bedizzone. Qui ci troviamo di fronte a una macchina nel 1850, perfettamente funzionante, è l'unica macchina che abbiamo, una macchina a pietra, con, un, con delle pietre di un diametro di 1,35 m per il peso di... Che circa. roccia è locale? È, no, no, questa qui è conglomerato francese, molto duro, ma ti spiego anche perché. Nel 1750-1800 c'è una, una rivoluzione per tutti i mulini. Esistenti nella zona perché fino a che c'era da macinare un po' di tutto, cioè si macinava dal miglio i Gonzaga macinavano il miglio e il frumento indubbiamente quando c'era che era una cosa andava bene. Arriva il mais, arriva 1850, ma addirittura c'è una, una rivoluzione. Il mais era più redditizio, cioè ne producevi di più, ok? E il frumento era più facile da vendere. Quindi si vendeva frumento alla vicina a Austria, e, però. Perché questo eh, ha, ha fatto una rivoluzione ai mulini? Perché la pietra solita che usava, che era la roccia della lamella, non, non andava più bene. Ci voleva una pietra molto più dura, il mais è molto più duro al frumento, e è arrivato questo quarzo francese, questo eh, un quarzo francese, questo conglomerato francese. Sono pietre molto grosse, molto dure e resistono sicuramente meglio al mais. Molto interessante, quindi non pietre locali, beh questa cosa non si poteva certo fare nel Medioevo, no, vediamo che anche le chiese nel Medioevo sono fatte con pietre locale, sì, sì. a meno che non sia una cattedrale di, di grandissima eh, esatto. importanza. Sì, sì. Ma no, il mais non arriva, eh. lo si usa, lo si usa proprio, eh, purtroppo è tristemente famoso il mais per la Pellagra, 1820, ecco, 1820 fa dei guai enormi, però diventa anche, io me lo sento di dire, parte della cultura bresciana e dell'Alta Italia. Ecco qui potete vedere schematizzato il corso del fiume Chiese, Ponte 3441 metri d'altezza, Malca Bissina, poi la diga di Boazzo, sempre nella Val d'Aone e poi discendendo tutta la Val Giudicarie, Pieve di Bono, Creto, eh, Condino, Cimego, fino a Storo, Ponte Caffaro, Lago d'Idro, percorso sopra la Quale, Percorso sublacuale dal lago di idro da idro in giù, diviso poi nell'ambito montano fino a Gavardo, dove si biforca il naviglio grande bresciano, e poi percorso nella, nella pianura, immerso non più in un ambiente litoide, cioè di pietre, ma in un ambiente di deposito quaternario, da qui dalla diga di Cantrina nasce la roggia lonata vedete come l'acqua del fiume chiese viene utilizzata in vari ambiti roggia lonata alto mantovano centrale di salago che è una frazione di Vedizzole. poi da qui parte la roggia calcinata la roggia montichiara poi l'ultimo percorso che abbiamo visto oggi a remedello e a casalmoro e poi una frazione di cannetto sull'olio Sforza nel fiume Olio che poi andrà a finire nel Po. Siamo all'imbocco del parco Airone e l'animale emblema è l'Airone Cenerino che qui passa diverse volte. Eccolo qua. Vedete E i vari tipi di pesce, barbio di cui abbiamo già parlato, il barbo canino. Che è un altro genere di barbo, lievemente diverso, la cobite, cobitistenia, ma abbiamo anche la, il comite barbatello, che è un po' più tozzo, lo scazzone e anche il gobio fluviale. Ecco, sono tanti gli animali, i pesci nel fiume Chiesa, soprattutto in questo ambito che conserva caratteristiche di corrente movimentata. E anche di zone dove l'acqua si ferma e che quindi può dare origine, eh, diciamo, ad ambiti ricchi di vita. Ecco, con queste ultime parole vi invito a una prossima eh, puntata nella quale affronteremo alcune tematiche nel comune di Bedizzole, eh, abbastanza interessanti dal punto di vista naturalistico e storico, e soprattutto facendovi vedere. Appunto, questo parco Airone un pezzetto in modo da stimolarvi a venire a osservarlo perché è un'osi naturalistica molto interessante.